Pescara si prepara ad accogliere il Giro d'Italia di ciclismo con una 3 giorni che avrà il clou il 17 maggio con il via alla tappa pescaraiesi. Per l'Abruzzo il Giro rappresenta una grande vetrina, come spiega ai nostri microfoni l'assessore regionale allo sport Guido Liris. Sì, il Giro d'Italia è un po' il festival di Sanremo dello sport. È il grande evento per antonomasia. Questa regione, come dicevi bene, si è caratterizzato sui grandi eventi quale item principale per quanto riguarda il programma dell'assessore dello sport, perché crediamo nei grandi eventi, crediamo nella capacità dei grandi eventi di portare visibilità ai nostri territori, ai nostri paesaggi, alle nostre bellezze e soprattutto di caratterizzare poi le manifestazioni con una ricaduta economico-sociale sulle nostre città, sui nostri paesi, sui nostri borghi. Una ricaduta che sa molto di linfa vitale di cui i nostri territori hanno tanto bisogno, soprattutto dopo i periodi di restrizione che abbiamo passati successivamente alle misure per la pandemia. Certamente noi abbiamo guadagnato sul campo una credibilità nei confronti RCS, organizzatrice del Giro d'Italia, proprio nei momenti di difficoltà, quando altre regioni legittimamente hanno fatto dei passi indietro rifiutando di organizzare grandi eventi proprio per le difficoltà organizzative legate alle misure restrittive Covid, noi ne abbiamo fatti tanti passi in avanti proprio per dimostrare una capacità organizzativa che prescindesse e andasse oltre le difficoltà legate al Covid, rilanciando e aumentando gli appuntamenti sul nostro territorio regionale. L'anno scorso addirittura in 3 tappe eravamo toccati il nostro programma ha riguardato l'anno scorso prevalentemente l'entroterra. Quest'anno era importante coinvolgere anche la zona costiera, in particolar modo la città di Pescara. Piazza Salotto non vedeva da troppi anni il Giro d'Italia, quindi è una bellissima occasione per l'intero Abruzzo e per questa parte dell'Abruzzo che ha tanti innamorati del ciclismo. Il rapporto dell'Abruzzo con la Federazione Regionale Nazionale è strettissimo e il Giro d'Italia sa di qui in avanti che può raccontare sempre con una collaborazione stretta con l'assessorato allo sport, tanto è vero che stiamo già organizzando gli appuntamenti degli anni prossimi, tanto è forte il rapporto e tanto è forte la credibilità della regione. E intanto l'amministrazione comunale di Pescara è al lavoro per organizzare una serie di eventi, anche collaterali, da far tenere in città per accogliere al meglio la Carovana Rosa. Il Giro d'Italia è la manifestazione più importante che ci sia nello sport, perché il Giro d'Italia unisce tutti, è un serpentone che va da nord a sud e parla un unico linguaggio che è quello della pace, dello sport vero, del popolo, e quindi sono veramente orgoglioso che questa tappa del Giro d'Italia parta da Pescara il 17 maggio, ma non avremo soltanto la tappa che parte da Pescara, avremo una 3 giorni vissuta intensamente in Abruzzo, di cui 2 giorni a Pescara. Per noi non c'è soltanto quella 2 giorni, ma c'è anche un percorso di avvicinamento al Giro d'Italia che prevede molte manifestazioni, il coinvolgimento totale della città e anche delle riflessioni importanti sulla sicurezza stradale, sulla mobilità leggera, sulla mobilità sostenibile, perché questi sono i temi che noi stiamo affrontando nella nostra città con nuove piste ciclabili, nuove corsie ciclabili, nuove corsie preferenziali per diminuire il peso che c'è in città delle troppe macchine che entrano inquinando Pescara. Quindi è un processo naturale che stiamo facendo e il Giro d'Italia è il suggello di un percorso e la ciliegina sulla torta, quindi festeggeremo i campioni che saranno qui a Pescara, ma allo stesso tempo faremo molti passi avanti sulla mobilità sostenibile. Pescara si conferma sempre più, sindaco, una città a forte vocazione sportiva. Sì, io lo dico sempre, Pescara è una città che vive di sport, lo mettiamo in evidenza in ogni occasione, sia per le manifestazioni che organizziamo a Pescara, ma anche perché i pescaresi vivono la città pieno nello sport. Basta guardare cosa succede sulla riviera d'estate e d'inverno, con le tante persone che corrono, che vanno in bicicletta, che con tutti gli impianti sportivi pieni, le palestre. Pescara è una città che vive di sport, vive con lo sport, vive per lo sport, è una città che ci tiene molto allo sport, quindi il Giro d'Italia è
il massimo dello sport che ci possa essere, e soprattutto è una manifestazione che coinvolge il popolo. Finalmente il Giro d'Italia torna dopo 9 anni nella città di Pescara. Andremo a presentare la 10ª tappa, partenza Pescara-Jesi. Sono già 3 mesi che stiamo organizzando eventi collegati al Giro d'Italia. Proprio ieri abbiamo avuto, dopo 2 anni e mezzo di stop causa pandemia, un evento di rilevanza internazionale, Vivi Città, ed aprire l'evento, la gara podistica, abbiamo avuto la nazionale ucraina di ciclismo. Per questo ringrazio la regione Abruzzo che ha provveduto al trasporto. Non solo, abbiamo avuto il nostro campione di ciclismo Stefano Garzelli, che ci ha tenuto compagnia tutta la giornata, mettendo a disposizione il trofeo senza fine a Piazza Salotto, a disposizione dei cittadini. Avete organizzato e organizzerete tanti eventi a corredo e a supporto della tappa del 17 maggio? Assolutamente sì, abbiamo già iniziato una interlocuzione con tutte le scuole per sensibilizzare appunto i ragazzini dai 6 ai 10 anni alla sicurezza stradale. Non solo, domani ci sarà il primo convegno dove saranno invitate la bellezza di 150 studenti qui all'interno dell'Aurum. Gli eventi sono tantissimi, legati allo sport, al turismo, alle attività commerciali, alla cultura. Naturalmente il calendario è fitto e prossimamente saremo pronti a presentarvi tantissimi eventi che coloreranno di rosa la città di Pescara. Fra i testimonial della tappa Pescara-Jesi anche l'ex corridore professionista Stefano Garzelli, che ha vissuto anni indimenticabili della sua carriera in Abruzzo. Sempre un orgoglio per me avere il primo trofeo senza fine del Giro del 2000, quindi pare che reputo il trofeo il più bello del mondo per qualsiasi evento sportivo. Pescara sì, tanti ricordi, tante presenze, c'è questa tappa Pescara-Jesi, difficile anche da gestire per i big, contrabocchetti, e poi comunque il giorno prima si arriva da una tappa difficile, quella del Blockhaus, una tappa dura dove sarà il primo spartiacque per la classifica, sarà la 9ª tappa, quindi sicuramente qui in Abruzzo 2 tappe veramente molto molto interessanti. Abruzzo, terra di ciclismo, hai ricordato il Blockhaus, la tappa di Pescara, c'è grande passione per le 2 ruote in questa regione? Sì, chiaramente, poi sai, essendo stato diversi anni in una squadra abruzzese, conosco molto bene la passione, il territorio che porta anche a poter fare dei giri fantastici con salite uniche, e quindi posso dire che la passione poi in questi ultimi anni sta crescendo in modo esponenziale, quindi il ciclismo deve anche sfruttare questa grandissima passione che continua da sempre per poter fomentare ancora di più. Quindi penso che anche per l'Abruzzo, per Pescara, avere una tappa del Giro d'Italia è una festa, perché il Giro d'Italia è una festa e in più c'è anche un grandissimo evento sportivo. Io dico sempre, io ho corso 18 Giri d'Italia, in questi ultimi anni con la Rai ne ho fatti altri 9, quindi questo dovrebbe essere il mio 27esimo Giro d'Italia, e sulle strade del Giro anche chi non è appassionato di ciclismo è lì alla partenza o all'arrivo o lungo tutti i chilometri del Giro, quindi per me è un qualcosa di unico. Quando correvo ti veniva la pelle d'oca solo nel stare lì pedalando, quindi posso dire che i corridori sono dei privilegiati della vita, perché hanno la fortuna di poter essere i protagonisti del Giro d'Italia, di questa grande festa, e poter anche magari qualcuno essere là in maglia rosa nell'ultima tappa con questo trofeo senza fine. Non mancherà un ricordo dell'indimenticato Michele Scarponi, a cui è intitolata una fondazione che il fratello Marco porta avanti nel nome della sicurezza stradale. Oggi è stato suggellato questo gemellaggio tra Pescara e Jesi, Pescara partenza di tappa, Jesi arrivo di questa tappa del Giro d'Italia. Dicevi nel corso della conferenza stampa, un gemellaggio significativo. Un gemellaggio stupendo tra 2 regioni vicine, 2 regioni amiche, 2 regioni che hanno la stessa passione per il ciclismo, la stessa grande voglia di vivere, di stare insieme. E Michele era amato tantissimo nelle Marche, ma tantissimo anche in Abruzzo, quindi sono anche 2 regioni che raccontano Michele nel modo più bello, no? Con la voglia di stare insieme, con la voglia di pedalare, con la voglia di fare festa e con la voglia anche di pedalare in sicurezza. Stai portando avanti con la fondazione intitolata a tuo fratello tante iniziative per la sicurezza sulle nostre strade, un grande problema.
È un grandissimo problema, ma soprattutto c'è una percezione ancora non giusta, non ideale. Quindi bisogna aumentare questa percezione e la sicurezza deve diventare una priorità individuale, ma una priorità anche collettiva, perché dobbiamo metterci in testa che morire sulla strada non è normale. Non è normale e quindi dobbiamo fare in modo che sempre meno persone, anzi nessuno, debba più morire sulla strada. Marco Scarponi anche a Pescara sta toccando con mano quanto Michele Scarponi abbia lasciato nel mondo del ciclismo. Come ho detto prima, Michele era amatissimo anche in Abruzzo. Io vengo spesso in Abruzzo e quando vengo qua è come se stessi a casa, perché poi Michele aveva questa grande, come dire, dote di rendere tutto familiare, di rendere tutto allegro, ma di rendere anche tutto molto profondo. E l'Abruzzo in questo è molto, molto vicino a noi. È molto vicino a noi e questa cosa è stupenda. È tutto seme che ha sparso Michele in giro, quindi io lo sto raccogliendo. Box.